ricordiamo la prima edizione di Vesuvio Art, è andata benissimo, c'è stato il pienone, un sacco di artisti, un sacco di persone sono andate a vedere questa mostra, però è la prima di una lunga serie. Certamente, è la prima di una lunga serie, diciamo che questa è la prova generale, perché negli anni abbiamo intenzione di riproporla lungo tutti i paesi vesuviani, quindi sarà una mostra itinerante che raccoglierà quindi le tradizioni dei diversi paesi della zona vesuviana in questo modo, cercando di crescere sempre di più numericamente con gli artisti, con molti più artisti giovani, soprattutto artisti giovani, soprattutto riuscendo a coinvolgere sempre più spettatori, perché noi siamo convinti che la cultura sia alla base di una rivoluzione sociale che deve scuotere i nostri paesi che purtroppo, troppo spesso restano dimenticati, restano indietro, e non possiamo pretendere che le cose restino così. Noi sogniamo e non abbiamo paura di essere definiti sognatori da questo punto di vista, un futuro diverso, senza dimenticare le nostre tradizioni, coltivandole, ma guardando con speranza. Siccome è una situazione formata da giovani, se i giovani vogliono aderire al vostro progetto, come possono fare? Semplicemente possono contattarci al nostro contatto Facebook Urbe Vesuviana, o se conoscono uno degli associati possono benissimamente parlare con uno di loro, possono frequentare le nostre riunioni, quindi capire di cosa trattiamo, come funziona l'associazione Urbe, che non si limita ad essere semplicemente un insieme di soci. Noi cerchiamo soprattutto di essere amici, di conoscere ogni aspetto della nostra vita, proprio perché è più facile così crescere insieme, limare e smussare gli angoli del nostro carattere. E poi una cosa che ci teniamo soprattutto noi di Urbe, l'associazione nazionale Urbe, a dire è che la grandezza di questa associazione sta nel crescere personalmente, mettendo a disposizione degli altri le proprie competenze. Nel momento in cui si condividono le proprie competenze c'è una crescita personale e di gruppo, e quando c'è crescita personale e di gruppo inevitabilmente si riesce anche a cambiare la nostra società. Allora, buon lavoro a lei e ai suoi soci. Grazie mille.